locali perché andiamo con il marchio Family in Europa. Lui è il dirigente dell'ELFAC e quindi direttore generale delle famiglie numerose a livello europeo. Benvenuto Raul Sanchez che ci racconta, parla spagnolo ma riesce anche a districarsi benissimo con l'italiano. C'è un concetto che a me piace tantissimo, che porta avanti Raul Sanchez quando si parla di famiglie numerose e della ormai poca propensione di fare figli, non soltanto un problema italiano-europeo, ma sta diventando un problema mondiale. Ci troviamo davanti a, come lo chiama lui, un inverno demografico. Riusciremo ad arrivare alla primavera demografica? Raul, raccontaci. Buenas tardes, buona tarda nella mia lingua catalana. Buongiorno a tutti e congratulazioni per l'organizzazione di questa iniziativa. Oserò leggere l'italiano, per favore, perdona la mia povera pronuncia. È la Va pandemia. benissimo, va benissimo, va benissimo. La pandemia sanitaria di Covid è arrivata quando eravamo in un'altra epidemia precedente molto grave, l'inverno demografico, che regna come una vera e propria epidemia in tutto il mondo. Era una questione di matematica lasciare passare gli anni per garantire l'impossibilità di mantenere un sistema di welfare che si basa proprio in sostituzione di alcune generazioni da parte di altri. E quindi per sapere che ci stiamo dirigendo verso un impoverimento sempre più grande della nostra società. Il modello sociale in cui viviamo non semplifica neanche la vita familiare. Non abbiamo tempo da dedicare al nostro partner, tempo per vivere insieme come una famiglia, tempo per conoscere bene i nostri figli e dare a tutti il tempo di cui hanno bisogno, tempo per interagire con la scuola e lavorare insieme con loro, tempo di uscire e divertirsi insieme, tempo di chiacchierare con tutta la famiglia intorno alle tavole da pranzo e tempo di riposare. Qui giace forse uno dei motivi principali per il nostro alto tasso di fallimento scolastico, violenza e dipendenza giovanile o l'aumento delle fratture di convivenza e divorzio. In questo momento, con la pandemia Covid, stiamo ricoprendo quanto sia importante avere tempo per la nostra famiglia. I nostri paesi europei confinando hanno reagito anni fa, con più e meno successo, allo sviluppo delle cosiddette politiche familiari. Tutti gli esperti ci dicono che è necessario sviluppare quelli che vengono definiti ambiente amicabili per la famiglia in tutte le aree. Ciò significa, da un lato, sviluppare politiche che permettano di avere i figli desiderati, compensando le loro spese con benefici economici, riduzioni fiscali e una buona gamma di servizi. Dall'altra, promuovere una cultura sociale che valorizzi e il contributo positivo dei bambini e l'investimento nel capitale umano come il meglio che un paese possa fare per garantirne il futuro. Questo è ciò che abbiamo sentito in precedenza da Luciano Malfer sul Trentino o sul Todi, che sviluppa questa cultura e che vede come tutto migliora. L'economia, le macro e le micro, le politiche sociali e le soddisfazioni dei cittadini. Contribuire a portare questa esperienza, questa cultura in tutti i comuni europei è alla base della nascita della network europea dei comuni family friendly. La pandemia del coronavirus Covid che sta colpendo la società può essere un catalizzatore per un cambiamento rivoluzionario nel modo in cui viviamo e nelle priorità delle nostre politiche pubbliche. La famiglia sta emergendo come la migliore politica sociale mai inventata. E stiamo scoprendo che invece di lasciare la famiglia abbandonate e con meno supporto ogni volta, ciò che devi fare è rafforzarle e sostenerle. E questo cambiamento imminente influisce notevolmente sul nostro modo di lavorare. Il telelavoro e l'uso dei media digitali, la nuova rivoluzione che può aiutarci ad avere quel tempo che ci manca per ciò che è veramente importante, il nostro progetto familiare,
che, come abbiamo detto prima, è l'investimento più redditizio per qualsiasi paese. In questo senso, la network nazionale di comuni amici della famiglia come l'Italia, che è la prima, e la network europea dei comuni family friendly, nata 2 anni fa come iniziativa della Confederazione Europea delle Famiglie Numerose, ELFAC, si rivela un mezzo molto importante per avanzare verso quel cambiamento sociale che deriva dal porre la famiglia al centro della politica. Perfetto, ma grazie a Raul Sanchez che ci ha dato